Ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati ufficialmente nella seconda stagione. Questo è un nuovo video in cui continueremo la carriera con il Milan. Come vi ho detto prima, siamo nella seconda stagione e questa qui è la rosa. Una rosa che purtroppo non trova più Zlatan Ibrahimovic, perché come forse vi avevo anticipato nello scorso episodio della prima stagione, Ibrahimovic si è ritirato e sono ritornati molti giocatori, tra cui Calabria, Conti, Silva, Pobega, Bellodi, Corzo e molti altri che non so nominare perché sono tantissimi. Quindi, il primo punto in cui dovremo andare a lavorare quest'anno è l'ATT. Andiamo a vedere subito il budget perché è di 92 milioni, quindi diciamo utile, ma non tanto. Quindi dobbiamo subito andare a mettere sul mercato i giocatori che non ci servono. Io li metto tutti e poi ci vediamo. Ragazzi, a questo punto però ci conviene anche vendere Hernandez per comprare un nuovo terzino sinistro. Ragazzi, lo so, ma purtroppo lo dobbiamo fare. Oramai Çalhanoğlu e Suso sono giocatori che scendono e basta. Quindi li vado a mettere sulla lista trasferimenti. Ragazzi, eccoci qui. Abbiamo accumulato i soldi e ora abbiamo i soldi necessari per comprare questi due grandi fenomeni. Allora, volevo andare su Timo Werner. Il problema è che risulta che il Real Madrid ha comprato tutti i giocatori in questa piccola parte di inizio mercato e quindi non possiamo acquistarlo. Per questo andiamo su Luka Jovic, alla clausola rescissoria di 69 milioni. Io prima lo provo ad acquistare senza la clausola e semmai dopo gliela paghiamo. Ok ragazzi, iniziamo con la prima offerta di 52 milioni più la clausola al 25%. Cosa ci dicono? 86,5 senza clausola. Diciamo 65. Se non mi accetta, pago la clausola. No, no, vabbè. Paghiamo la clausola e via perché costa troppo. Aspetta, non posso pagare. No, devo aspettare sempre una settimana. E allora aspettiamo una settimana e poi ci vediamo. Ok, ragazzi, paghiamo la clausola, faccio il contrattino e poi ci vediamo. Ragazzi, subito prima offerta per Frank Kessié, che oramai non fa più parte dei nostri piani, quindi l'accettiamo. Signori, prima offerta importante seriamente. Accettiamo l'offerta di trasferimento di Hakan Çalhanoğlu. Ok ragazzi, il budget praticamente l'abbiamo ricaricato. Ora andiamo a fare un bel colpettino, cioè Hakimi, lo mettiamo come esterno destro. Poi semmai compriamo Havertz. Tanto però cerchiamo di acquistare lui. Poi semmai Havertz e poi mi sa che il TD non lo miglioriamo perché sono riuscito a prendere i soldi, ma credo che più di questi non ci riuscirò. Comunque mettiamo 40 milioni sulla clausola al 25%. Cosa ci dicono? 54,2 senza clausola. Quando ci tolgono la clausola è come se siamo ammanettati. Facciamo 50, loro accettano. Faccio lo stipendio e poi ci vediamo. Ragazzi, appena acquistato il nostro Beniamino Chini, ora proviamo Havertz. Mi sa che dobbiamo per forza, ma dico veramente per forza, mettere un giocatore come contropartita, perché se no non ci riusciamo di sicuro. Abbiamo 45 milioni perché io ho dovuto anche fare lo stipendio. Vi mettiamo come contropartita Hernandez. Non lo vogliono. Ok, offriamo altro ruolo. E se gli do Donnarumma? Però dopo no, conquista no. Difensori centrali. Kerrer. Sì, più 82 milioni, no. Ah, vabbè, è troppo. Proviamo a dargli 40 milioni più la clausola al 25, ma mi sa che ci sputano in faccia. 75,8 per la clausola 15. No. No, 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 no. Proviamo così più la clausola al 25. Ai, no.
Non ce la facciamo, mi sa, eh. Però abbiamo il diritto e il dovere di provarci. Andiamo. Hanno bisogno del tempo. Anzi, inaccettabile l'offerta. Ne vogliono 76 di milioni. Vado a trattare. Non è forse ho fatto male a mettere Kerer. Forse era meglio se ci mettevo Donnarumma e poi me la rivedevo. 43 ci sputano in faccia, 76 e 3. 45, non so neanche se ci riusciamo a fargli lo stipendio. 76 e 3. È la mia ultima offerta. No, provo a mettere qui sul lab mercato qualche giocatore un po' meno forte, però che vale di meno, e poi ci vediamo. Ragazzi, alla fine ho trovato lui, Denis Ceballos. Non ci riusciamo del tutto, però di sicuro abbassano un po' con la clausola e quindi ci possiamo provare. Magari anche scambiandogli. Per esempio Hernandez, no, non lo vogliono. Vogliono un attaccante, un centrocampista, un difensore centrale. Centrocampisti, vediamo chi ho. Halilovic, no, non lo vogliono. Offriamo altro giocatore. Ehi, Maldini, dai, Maldini, mi piace. No, offriamo altro ruolo a questo punto. Difensori centrali, Saldara, no. Non lo vogliono. Offriamo altro ruolo. Attaccanti. Andrea Silva. Sì, più 32 milioni. Ad accettare. Via. Preso Denis Ceballos. Molto molto bene. Gli faccio il contrattino e poi ci salutiamo. Ok ragazzi, lo andiamo a mettere in campo. Eccolo qua. Denis Ceballos. E ora ci salutiamo. Eh sì, questo video è durato molto 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 poco. Abbiamo fatto solo il calciomercato. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.